La parola a Giacomo Giannarelli. Sì, anche il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto negativo riguardo al rendiconto generale per l'anno finanziario 2014, facendo un richiamo a tutta la maggioranza e al Presidente Rossi, perché le criticità emerse dalla relazione della Corte dei Conti diventino un'opportunità per tutta la Regione. Non possiamo ribaltare la frittata con quel tentativo che fece Rossi durante l'incontro con la Corte dei Conti, insomma, arrampicandosi un po' sugli specchi, secondo il nostro punto di vista. Ci sono delle criticità: la gestione delle partecipate arreca 5 milioni e 300 mila euro all'anno di perdite, c'è una gestione del complessivo dei prestiti, dove per un terzo è affidato a strumenti creativi come i derivati finanziari che ogni anno arrecano perdite per quasi 14 milioni di euro. C'è un richiamo della Corte dei Conti su un eccessivo utilizzo degli affidamenti diretti per alcuni beni e servizi, e in particolare si richiama l'attenzione su Fidi Toscana, che arreca più della metà delle perdite del bilancio regionale, che comunque anche quest'anno si chiude con un saldo finanziario negativo di meno 246 milioni di euro. Quindi è vero che ci sono regioni molto meno virtuose della nostra, è verissimo. È vero che qualcosa è stato fatto, secondo noi, è verissimo. Però dire che va tutto bene, che non ci sono problemi, che la Corte dei Conti dà un giudizio positivo su tutto, è una grandissima bugia. Dà un giudizio complessivamente positivo, perché forse la ragione di regione gli chiede di agire in quel modo, ma i richiami sono stati forti, noi eravamo presenti e è stata molto anche chiara la Corte dei Conti, ha usato anche un linguaggio molto comprensibile anche a me, cittadino con pochi strumenti per capire di che cosa si sta parlando. E fa anche proprio un richiamo sulla trasparenza e sulla chiarezza del bilancio regionale. È un impegno che noi vogliamo che anche questa Giunta e tutto il Consiglio si prenda in questa legislatura. Dobbiamo fare in modo che il nostro bilancio, che è il bilancio dei soldi pubblici, dei cittadini, sia comprensibile anche alla casalinga del paesino montano più sperduto della Toscana. Martini. Grazie Presidente, colleghi, ma diciamo io sarò abbastanza breve per motivare ulteriormente il voto negativo del Movimento 5 Stelle sul bilancio 2014. Non mi soffermerò in questo momento sugli aspetti specifici, diciamo. Mi interessava di più però sottolineare questo fatto. I nostri cittadini toscani, per più del 50% non sono venuti a votare. Non sono venuti a votare per la distanza che la politica ormai ha messo tra se stessa e loro. Io credo che una prima critica sul bilancio è proprio questa, cioè il fatto che questo modello, diciamo, di bilancio è poco trasparente, poco leggibile da parte dei cittadini. Noi siamo tutti rappresentanti dei cittadini toscani e come tali dovremmo favorire una chiara, lucida e trasparente redazione e produzione di atti e documenti per tutti i toscani, in grado che tutti possano avere accesso, possano leggerli. In questo senso, la modernizzazione della Toscana e l'auspicata sburocratizzazione del sistema trovano un grave ostacolo in un modello di programmazione poco trasparente e leggibile. Se vogliamo che i cittadini partecipino veramente alla vita politica regionale, dobbiamo semplificare, rendere più chiaro e accessibile a tutti ciò che viene scritto in regione. Questo è un aspetto su cui dovremmo un pochino riflettere. Mi duole che anche oggi non c'è il Presidente Rossi ad ascoltarci. Ha fatto una comparsa rapida, forse è andato a prendere la giacca che non aveva, ma diciamo, anche questo è un segnale di distanza della politica, dai cittadini. In questo senso credo che l'eccesso, di regolamentazione e di dirigismo della giunta regionale è aggravato dalla tendenza a non informare i cittadini di provvedimenti che li riguardano direttamente, preferendo decantare le meravigliose presunte conseguenze derivanti dagli stessi. Riteniamo invece indispensabile
rovesciare completamente il rapporto fra istituzioni regionali e cittadini, favorendo le possibilità di controllo di questi ultimi sull'operato nostro, sull'operato degli amministratori, perché noi siamo loro dipendenti. Per far questo non si deve considerare i cittadini alla strega di clienti da imbonire con pubblicità patinate, bensì ricondurre tutte le funzioni della politica e della burocrazia al solo servizio della sovranità popolare e dei singoli individui. Riteniamo necessario combattere questa tendenza verso il cosiddetto neocentralismo regionalista, che in nome di un federalismo di maniera tenta di accentrare la sede delle decisioni politiche fondamentali dal livello statale a quello regionale, finendo col comprimere, svilire e penalizzare le peculiarità locali e i cittadini stessi. Per ottenere questi risultati bisogna diminuire il numero e la complessità delle procedure, sfoltire i livelli decisionali, snellire la macchina burocratica, riqualificare gli apparati amministrativi e rendere più trasparenti bilanci e programmi. Bisogna anche essere capaci, di ripensare profondamente il welfare. Io credo che il pareggio di bilancio è senza dubbio un aspetto da prendere in considerazione, ma certo non è sinonimo di efficienza, soprattutto in sanità, qualità e soprattutto l'umanità, se si pensa solo al pareggio di bilancio, ne risentono molto. Noi abbiamo un modello organizzativo e gestionale a livello sanitario le cui lacune vengono individuate solo dopo fatti eclatanti che ne mettono in luce la fragilità e l'inadeguatezza e che presenta molte disfunzioni, tra cui spiccano in primo luogo le liste d'attesa, le lunghe e insopportabili attese nei pronto soccorsi per l'insufficienza di posti letto con barelle nei corridoi, e chi ci rimette sono sempre le fasce più deboli della popolazione. La sanità toscana deve essere pubblica e deve funzionare bene. Abbiamo nei fatti, anche andando a visitare i pronto soccorsi, vediamo il fallimento del modello per intensità di cure, che era un modello Toyota, che era adatto alle macchine e non agli uomini, ma a noi si continua a mantenere questo modello. La società della salute non è stata in grado poi di garantire, ecco un altro limite del modello dell'intensità di cura, non è stata in grado di garantire ai malati la certezza di avere una continuità assistenziale tra territorio e ospedale, dopo le dimissioni ospedaliere, e di fornire risposte adeguate alla non autosufficienza, alla disabilità, al disagio mentale e alla tossicodipendenza. Allora, solo attuando una vera rivoluzione, in questo caso davvero copernicana, in merito alle politiche per la salute, che vada a incidere sui modelli di organizzazione sanitaria, spostando l'attenzione dalla fase acuta della malattia alla prevenzione primaria e secondaria, alla promozione di corretti stili di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e di lavoro, si potrà realizzare nella nostra regione un welfare nuovo e competitivo, capace di rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni di chi meno può e meno sa, e cioè delle fasce più deboli della popolazione. Credo che in questo senso questo bilancio denunci una forte inadeguatezza. Grazie Quartini, vedo anche Giannarelli si è risegnato, quindi le darei la parola a Giannarelli e poi Fattori. A questo punto vorrei che l'intervento di Gugli fosse la conclusione, almeno un po'. Sì, velocissimo, grazie Presidente. Posto che non c'è scritto da nessuna parte che in commissione si debba necessariamente parlare. E io tra l'altro tendo, avendo due orecchie e una bocca, come insegnano gli indiani, da un antico detto, ad ascoltare almeno il doppio di quello che parlo. Ora, non dico che Marras dice una bugia, dico che Marras dice una cosa non vera, cioè che io in quella commissione sono stato zitto, quando in realtà, testimoni i miei colleghi presenti nella commissione controllo, avevo fatto una richiesta perché la commissione unita si facesse portavoce delle criticità emerse dalla relazione della Corte dei Conti. Non trovando unanimità dei consensi, ho riferito che avrei fatto un intervento in Consiglio regionale. Grazie. Grazie Presidente, ma io intanto per ringraziare la Corte dei Conti per il giudizio di parifica che ha voluto riservare alla nostra regione, ma farlo anche non tanto perché diciamo un bilancio, un rendiconto
rende anche merito del lavoro che c'è, non della politica, ma di tutta la struttura della regione, e credo che qui si debba perlomeno dare atto che da questo punto di vista siamo in buone mani, c'è uno staff di tecnici di assoluta serietà e professionalità che in queste occasioni, al di là degli scambi politici, e poi è giusto, dobbiamo avere, però è altrettanto giusto riconoscere. D'altronde con la Corte dei Conti, sì, la scelta della politica è quella di dire apriamoci, spalanchiamo tutto, mettiamoci a disposizione, però poi se non c'è il tecnico che è in grado di farlo, di aprirsi, di spalancare tutto, di mettersi a disposizione, diciamo ciò può avvenire in maniera peggiore. Noi abbiamo sempre avuto questo atteggiamento di massima disponibilità e diciamo, ecco. Poi questo è il risultato che anch'io sono d'accordo, non bisogna mai esagerare e mai essere contenti. Le cose complesse in un'azienda, in una famiglia, in un'istituzione si affinano non con i discorsi, stando sul pezzo e su tante piccole cose. E questo siamo in grado di farlo, non siamo, ma lo spirito originario deve essere quello dell'innovazione, del riformare, del vedere se ci sono altre strade migliori in continuazione ed avere gente, se ti viene un'idea di farlo, poi effettivamente lo sa fare, perché altrimenti rimangono discorsi. Mi è dispiaciuto che dal dibattito che è venuto fuori successivamente a questa parifica sia rimasto fuori un dato, perché già il 14 è un anno in cui c'è una tabella della Corte dei Conti e lo dimostra, noi si lavora un 410 milioni in meno sulla parte corrente e 390 sulla parte investimenti. E vi garantisco che non è facile, diciamo, poi far quadrare conti, tanto più se questi vengono alimentati strada facendo, le modifiche in corso d'opera. D'altronde, io capisco anche tutti i ragionamenti sui tagli. Noi siamo amministratori e non è che se vengo dietro alla proposta di qualcuno il nostro ruolo lo esercitiamo come le altre regioni. C'è chi lo vende in un modo, lo vende in un altro. Poi insomma, siamo a fianco dell'assessore Garavaglia in Commissione Finanze della Regione Lombardia. Ovviamente lui si esprime in un modo, noi ci esprimiamo in un altro, ma la battaglia comunque per portare avanti quelle che sono le necessità delle regioni viene condotta insieme. Quando si torna a casa, sia Garavaglia che Buglia hanno da far quadrare il bilancio. Non lo so dove possa portare codesto ragionamento. Che vuol dire? Che noi si deve sfondare i bilanci? Credo di no. Noi siamo amministratori, bisogna cercare prima di tutto di portare il bilancio in pareggio. E poi di vedere di gestirlo nel modo migliore. Noi si è fatta una scelta, accettare queste sfide, e non è vero che si fa utopia o demagogia, ci si prova. Era utopia e demagogia anche chiudere 41 ospedali ai tempi di Vannino Chiti. Diciamo di no, eh? Si disse insieme di no a quell'epoca, forse te no perché tu eri troppo giovane per farlo, però quella fu una riforma che ci consentì di rimettere sotto controllo i costi della sanità e di avere una delle migliori sanità dell'Italia. Forse ci si può riuscire anche a distanza di anni a provare a fare cose di questo tipo. In un'occasione in cui abbiamo un paese in crisi che ha bisogno di ripartire, noi accettiamo la sfida di rivedere come si può dare questo contributo come pubblica amministrazione. Non è che si ragiona a fare, come dire, tirare la cinghia sulle cose dove non si può tirare o esagerare i concetti. Noi proviamo a dimostrare ai cittadini che come loro, che vivono in una fabbrica, sono in cassa integrazione, hanno il parente licenziato, hanno lo zio che fa l'imprenditore che non gli torna conti in fine mese, come loro si prova a fare questo sacrificio. Questa è la sfida, per vedere se questo paese riparte. Ammesso e poi si va a Roma, si brontola perché non ci torna conti, tutto quello che vi fa.
Però poi si torna a casa e si cerca di far quadrare il bilancio, non levando servizi, ma riformandoci. Scusate se si fa male, ma si prova a fare così. E già nel 2014 c'è un bilancio che ha i primi, come dire, elementi di questa cosa. E chiudo perché sennò si fa lunga e si sfondano tempi, si deve essere europei. Mi preme solo dire, diciamo, due cose. Io vi invito a vedere e credo che il Consiglio si dovrebbe esercitare in questo. Io sono disponibile in qualunque modo. Questa situazione partecipata. Non è possibile. Io mi domando che succede nel Consiglio regionale di Lazio o in quello di un'altra regione, dove se io vi porto il grafico delle partecipate, ve lo giuro, sembra un quadro di arte contemporanea, con ramificazioni che non finiscano più. Non basta questo piano, bisogna un pezzo vada nel piano terzo, un pezzo nel piano terzo. Questo vuol dire che le nostre 20 circa partecipate sono poche? No, però vuol anche dire che prima non erano 20 ma erano di più e che di questa grande rimessa, che è di 2 milioni e mezzo l'anno nel 2014, 1,6 milioni lo si fa per fidi toscani, che è notoriamente la finanziaria attraverso la quale proviamo a far stare in piedi l'economia un po' meglio di come ci starebbe in piedi da sé. E di questo qualche volta, porca miseria, si potrebbe essere anche orgogliosi un po' fra tutti, perché è una roba di tutti, è una roba dove la maggioranza e la minoranza hanno espresso anche i loro rappresentanti del Consiglio di amministrazione, ritenendo in questa finanziaria un elemento importante lo sviluppo di questa regione. Come si chiama? I derivati. Io ero sindaco, avevo un ragioniere che era il meglio di me. Persona serissima. Si era messo nel capo e gli swap andavano fatti per forza. Lui e l'assessore bilancio. Stettero 4 mesi a rompimi le scatole quasi tutte le settimane con questi swap. Al quinto mese gli dissi, se voi ritornate un'altra volta, dimmi degli swap. Io vi do una pedata a tutti e due e festa finita. Mettiamoci nei tempi, analizziamo quelli che sono i soldi che hanno speso gli enti in questa roba, per fare sì, finanza bizzarra, che ricordo all'epoca un ministro dell'economia e delle finanze, DEF o come si chiamava allora 2003, voleva rendere cosa dello Stato l'utilizzo di questi strumenti. E ricordo che ci fu in Parlamento forze che c'erano anche a quell'epoca, altri non c'erano, non lo potevano fare, lo stoppò per fortuna, perché sennò quello diventava, come dire, il modo normale di fare. Allora, la Toscana non ha fatto però. La Toscana ha fatto il capofamiglia. Il capofamiglia del pubblico. Quando prende un mutuo lo prende a tasso fisso, perché non si sa dove si può andare a casa. Io in casa mia, per me, fa come mi pare. Ognuno di noi fa come mi pare. Un buon amministratore prende il mutuo a tasso fisso, perché è in grado di poter fare una pianificazione dei suoi investimenti e dei suoi dare e avere nel tempo. I nostri swap servono solamente in un'epoca in cui non era possibile prendere mutui a tasso fisso, perché non gli dava la Cassa Depositi e Prestiti, non gli davano le banche, servirono unicamente per riportare fisso il tasso variabile. E allora non è vero che noi rimettiamo tutti gli anni con quei derivati. Quei derivati ci servono, ci sono serviti per questo. E se si fosse preso, se ce l'avessero dato al tasso di allora, quel mutuo a tasso fisso, si sarebbe speso di più di quello che stiamo spendendo. Siccome ha detto il consigliere, i numeri non sono un'opinione, c'è una tabellina, mi ero impegnato a darla in prima commissione, la sto preparando, gliela darò e la potete vedere. Ciò non toglie che anche la Toscana poteva cascarci, c'è cascato il 70% d'Italia. Però io appena sono diventato assessore, Dio, voglio vedere che ora rimango vittima dei derivati, che sono sempre stato quello che
ha detto levatevi di torno. E invece fortunatamente sono andata a vedere e anche dopo contenziosi e nel tempo si sono presi, poi le cose stanno effettivamente in un modo gestibile e di buona amministrazione. Ecco, preciso solo queste due cose, ce ne potrebbero essere altre. A questo punto possiamo votare il rendiconto. Io chiamerei il consigliere Mazzeo, che vedo in questo momento è impegnato, e dall'altra parte il consigliere Donzelli, perché procederemo per il voto sulla base della chiamata nominale. I segretari che hanno compilato il verbale, verificato con molta attenzione i presenti, che sono 38, gli assenti che sono 3, la maggioranza richiesta 19, hanno risposto sì in 24, hanno risposto no in 13, si sono astenuti 1 e conseguentemente abbiamo l'approvazione del rendiconto 2015.